Adesso entriamo nella casa di un grandissimo, oltre che ad essere un amico, è un figlio di Bergamo e uno che ha dato tanto alla musica italiana e quindi al nostro cuore. Signore e signori, a casa di Roby Facchinetti. Buongiorno Roby. Ciao a tutti. Ciao Roby, benvenuto a Sala 101. Come stai? Come va lì? Come sono gli animi, gli umori? Gli animi sono purtroppo non stanno bene. Non stanno bene perché questa città è veramente profondamente ferita e siamo tutti impauriti, per non dire terrorizzati. Cosa ci è dovuto assistere? Roba da matti. Beh, una cosa... Ma te lo sei mai chiesto, Roby, perché sì? Proprio lì da noi, dico da noi perché io sono parte bergamasco anche, perché proprio lì? Ma credo che non ci sia un perché. Uno dei tanti perché è che noi siamo bergamaschi, per cui no, abbiamo sempre la testa bassa. E all'inizio, quando si diceva che questo virus era una semplice influenza che purtroppo colpiva in modo particolare le persone anziane, ammalate, lì siamo stati molto superficiali, grossolani nelle valutazioni, ma certo, anche ma già comunque noi per noi il lavoro, la famiglia, certo, no? Lo stipendio, i debiti da pagare e quant'altro è sempre stato per noi una grande priorità. E allora il bergamasco, vabbè, il virus, figurati, no? Quando invece purtroppo ha cominciato il virus a colpire le famiglie, e io ne so qualcosa, e allora lì le cose sono cambiate. Senti Roby, qualche lievissimo miglioramento comunque c'è nelle ultime ore? Beh, no? Ieri c'è questa luce in fondo, però credimi, troppe persone se ne sono andate qui. Delle immagini che mai avremmo voluto vedere, carri funebri. Mamma mia. Ma al di là di ogni immaginazione, poi sai, noi qui siamo veramente a un centimetro dalla porta delle nostre case, c'è un campo minato e amici, medici, amici che ci raccontano le cose che ve le evito. Anche perché i numeri non sono assolutamente quello che leggiamo, che vediamo, almeno 10 o 15 volte di più, per cui immaginate, qui ci sono non c'è una famiglia a Bergamo che non sia stata colpita? Assolutamente. Certo. Roby, senti, è molto toccante quando si legge come tu hai voluto scrivere la tua canzone Rinascerò, Rinascerai, proprio come se ti fosse sgorgata da un'esigenza di voler rassicurare Bergamo, di voler tirare fuori i sentimenti che stavi provando mentre guardavi appunto in televisione tutto quello che accadeva intorno a te. Io, come si diceva prima, avevo appena visto quelle immagini che ormai sono diventate veramente il simbolo, no? di questa tragedia. E già noi e la mia famiglia da 3 settimane barricati in casa con tutti i sentimenti e tutto quello che si provava, il terrore, no? di essere in qualche modo, di far parte di questa tragedia. Ho visto quell'immagine e abbiamo pianto tutti, no? Perché non si poteva non piangere. Allora questo dolore, questo magone, ho avuto poi una reazione incredibile e devo dire che la musica, ma come del resto tutti, mi ha sempre salvato nei momenti. Questa emozione che hai provocato, poi condivisa da tanti, perché il disco è la canzone più scaricata da su tutte le piattaforme. Ma credetemi, inconsciamente è proprio nel mio studio che è questo, perché volevo suonare. Senti, mi devi spiegare tecnicamente, perché ne accennavamo anche prima, come si fa? Tu l'hai realizzato con Stefano, no? Con Dorazio, quindi avete fatto tutto, ognuno fatto a casa, brano. Tu quindi a casa tua, tu io lo hai realizzato, arrangiato. Ho fatto la musica, che era evidentemente è nato fra l'altro in un modo molto, molto, non so neanche perché, perché era un qualcosa musicalmente di cui avevo bisogno in quel momento e anche per quello credo che abbia questo riscontro. Fatto la musica con queste due frasi, Rinascerò, Rinascerai, chiamai Stefano immediatamente e disse: Stefano, ma tu hai visto quelle immagini di quei cari? E anche lui era veramente molto, molto, molto scosso. Io ho detto: guarda, io ho fatto questo brano e io l'ho mandato subito, ho fatto veramente in pochissime ore questo straordinario testo e poi lì il brano c'era, ma bisognava realizzarlo.
Ebbene, l'abbiamo realizzato ognuno di noi a casa propria. Devo dire che la tecnologia aiuta in questi casi, ma è stata assolutamente determinante. Io ho fatto il canto a casa mia, l'arrangiatore Danilo Ballo a casa sua ha fatto gli arrangiamenti, dopodiché abbiamo mandato tutto a Barusso che ha fatto i mix, e poi volevo assolutamente delle voci tutte bergamasche, e chiamai questo amico che si chiama Vavassori Daniele, un bravissimo cantante e conosce tutti, ho bisogno di un coro tipo stadio, e lui ognuno a casa loro hanno fatto questa linea di coro sul finale, l'abbiamo messo tutti insieme, abbiamo girato tutto a Barusso, dopodiché c'era il problema del video. E la cosa straordinaria è che mia moglie, che è una volontaria dell'Aido, sempre all'ospedale nostro, e mi ha messo in contatto con i medici, gli infermieri, sono state fatte con le fotografie che avrete visto nel video. Che sono particolarmente toccanti. Veramente toccanti. Molto, molto. La stessa cosa con i giocatori dell'Atalanta, perché volevo che ci fossero anche loro, perché in questo momento veramente... E poi l'Atalanta, insomma, rappresenta il nostro sogno. Il vostro orgoglio. Con fatica, lavorando 24 ore su 24, siamo riusciti a mantenere i tempi. La mia Bergamo rinascerà più bella e più forte di prima. Melania d'Augusta, poi Livio, un bergamasco in Germania, poi ancora buongiorno, buona domenica, grazie per le emozioni che ci state trasmettendo. Silvia da Torino, oltretutto fan dei Pooh, quando ho sentito questa canzone mi ha preso il cuore. Sono tanti messaggi. Roby Facchinetti è collegato con noi, siamo in casa di Roby Facchinetti per questa straordinaria emozione, per questo straordinario questa straordinaria partecipazione a quello che è una sciagura che ha colpito, sta colpendo parte del mondo, ma si è accanita in maniera particolare sulla città orobica, su Bergamo. Roby, complimenti, non sono di circostanza, considerando il fatto di averla realizzata a distanza, eccetera, arriva dritta al cuore. Mamma mia, al è vero, primo ascolto. La canti Grazie. Proprio come già... si dice, non hai perso la mano. No. No, la canti già proprio a partire dal primo ascolto, boom, rinascerò, rinascerai, proprio è morbido, un ritornello bellissimo. E poi, vabbè, insomma, è una cosa nata veramente col cuore. Dal da parte cuore, di si tutti. Sente. E come tutte le cose, quando partono da lì, arrivano comunque, no? A più di qualcuno. È vero, è vero. Perché, come si dice, al cuore non si comanda. Questo è veramente, vuole essere un grido enorme di speranza, perché comunque rinasceremo tutti, e mi auguro uomini migliori, perché questa è un'esperienza che non può passare inosservata, che ci no? cambierà tutti tutto, sicuramente, non torneremo più quelli di prima. Questo determinerà un prima e un dopo, questo sì, ma speriamo di avere un mondo futuro migliori di quello che stiamo lasciando. Certo, e anche questo delle, sì, delle, ce lo auguriamo, delle persone, perché altrimenti un attimo più come dire, Insomma, questa esperienza tragica, drammatica, dolorosa deve comunque insegnarci qualcosa, no? Guai se non fosse così. Grazie Roby, a voi. Io grazie, farei un abbraccio virtuale, ma sentito profondo a tutto l'ospedale Giovanni XXIII. So che esatto, sì. Ha detto che tutto quello esatto. che nascerà a livello economico e lo sfruttamento di ogni tipo, dalle visualizzazioni agli scaricamenti a SIAE, tutto certo. andrà al nostro ospedale Giovanni XXIII. Però saranno anche molto molto importanti le vostre offerte personali, certo. e sul mio social, sui nostri social, troverete tutte le indicazioni, l'IBAN e quant'altro. Per fare le donazioni. Per fare le donazioni personali, sì. Grazie. Davvero, con chi stai dividendo questa quarantena? Con chi sei in casa? Con mia moglie e mio figlio, e barricati ormai, poi il resto sono ognuno di loro nelle proprie barricate, nelle proprie case. Va bene. E, perché se non c'è contatto non ci può essere contagio. Senti, questo ti saluto Roby con un messaggio degli ascoltatori, uno per centinaia, ti siamo tutti vicini in questa bruttissima vicenda che sta colpendo in particolare il tuo paese e la Lombardia. Grazie. Fatti forza, bellissima la canzone, mettiamola così. Grazie. Quando sarà tutto finito ci aspetta una rimpatriata con i Pooh. Alla grazie, grazie Roby. Un bacio, Roby, grazie. Grazie. Ciao Roby, grazie a voi. Ciao.